Nel contesto del Festival Internazionale di Musica Sacra, lo storico dell'arte Fulvio Dell'Agnese ha dato il via al ciclo di incontri sul Patriarcato di Aquileia e Repubblica di Venezia, parlando dello stato dell'arte a Venezia nel 1420. Perché in un ciclo sul Patriarcato di Aquileia parlare dell'arte a Venezia nel 1420? Perché mi è sembrato giusto prendere in considerazione anche la prospettiva del vincitore, dell'occupante, se così lo possiamo definire, cioè quella Venezia che nel 1420 giunge a ingerirsi politicamente, fattualmente del territorio del Patriarcato e che nel suo contesto in Laguna aveva costruito in quello stesso periodo un insieme di linguaggi espressivi artistici che spesso erano strettamente legati anche alla propaganda politica, all'affermazione del proprio status di grande repubblica. Per cui credo che dopo molti approfondimenti sul territorio friulano valesse la pena anche di gettare un'occhiata appunto nel terreno della potenza occupante. Quali sono gli artisti attivi a Venezia durante questo periodo e cosa li accomuna? Dunque, gli artisti ovviamente sono molti, nel nostro percorso ne abbiamo presi in considerazione soprattutto un paio di quelli attivi appunto intorno al 1420, cioè pittori, perché poi il discorso si è incentrato soprattutto sulla pittura, come Niccolò Di Pietro, come Jacobello Del Fiore, artisti accomunati da un linguaggio che fondamentalmente è ancora tardogotico, quindi molto legato a costumi, a consuetudini decorative fortemente trecentesche, e accomunati anche da un modello che li lega a tutti, costituito dalla pittura di Gentile da Fabriano, il grande maestro centro-italico, che a Venezia era stato presente a cavallo tra primo e secondo decennio del 400, che a Venezia aveva lasciato un importante ciclo di pitture all'interno di Palazzo Ducale, che poi purtroppo nel corso del Rinascimento sono andate distrutte in occorrenza di diversi incendi. Ma quello sicuramente, cioè la presenza di Gentile da Fabriano, la sua lezione e le opere che aveva lasciato a Venezia rimangono per diverso tempo il modello su cui questa generazione di tardogotici lagunari ha improntato il proprio linguaggio. Che opere possiamo trovare in Friuli Venezia Giulia che si rifanno al modello veneziano? Le opere sono ovviamente numerose perché anche prima dell'ufficiale conquista del territorio da parte di Venezia, comunque il modello culturale che Venezia ispirava era presente in questi territori. Durante la lezione io faccio il punto soprattutto su due possibili esempi. Uno strettamente riferito proprio al contesto pordenonese, e cioè la Cappella Richieri all'interno del Duomo di San Marco a Pordenone, che venne affrescata entro il 1420 da artisti sicuramente legati alla cerchia di Gentile da Fabriano, artisti che facevano parte di quella cerchia, probabilmente suoi stretti collaboratori, come dimostra fra l'altro un possibile raffronto tra un santo eremita affrescato appunto nella Cappella Richieri e un San Benedetto eremita di Niccolò Di Pietro conservato al Museo Pol di Pezzoli di Milano. Lì è evidente il riferimento, la tavola di Niccolò è modello degli affreschi pordenonesi, ed entrambi rimandano decisamente a Gentile e al suo insegnamento come punto di riferimento. Tra gli altri esempi possibili, uno molto interessante proprio come livello espressivo particolarmente alto è quello degli affreschi di Versutta, della chiesa di Sant'Antonio Abate a Versutta, una chiesina trecentesca ampliata nel corso del XV secolo, che
probabilmente negli anni 20 del 400, viene affrescata nella sua parte absidale con storie di Sant'Antonio Abate e soprattutto nella volta con dei medaglioni che contengono le figure degli evangelisti, sorretti da dei bellissimi angeli dalle ali multicolori, in cui sembra veramente di assaporare un momento di passaggio dai preziosismi di colore e di materia tipici del Trecento a una maggiore considerazione del volume, che sarà caratteristica invece della pittura quattrocentesca. Perché finisce questo clima culturale a Venezia dopo il 1420? Allora, questo clima ovviamente non finisce all'improvviso, si stempera progressivamente in qualcosa di diverso, a causa, direi, soprattutto dell'arrivo a Venezia, cadenzato nel corso degli anni, di artisti toscani che propongono un modello differente. Quindi se Gentile da Fabriano aveva rimarcato all'inizio del Quattrocento le modalità di un'espressione ancora fortemente legata al gotico, e questi modi avevano, diciamo, convinto più o meno tutti gli artisti locali a spingersi a continuare su quella direzione per almeno un ventennio, poi dagli anni 30 e soprattutto negli anni 40 a Venezia e nei territori contermini, soprattutto a Padova, cominciano ad arrivare dei grandi maestri dalla Toscana, in successione Paolo Uccello, Andrea del Castagno e poi soprattutto, sopra a tutti, Donatello, che dal 1444 è certamente a Padova, e il loro arrivo, le testimonianze di cosa la prospettiva, di cosa un modo nuovo di, possiamo dire, di concepire il mondo e la sua raffigurazione in chiave matematico-geometrico poteva destare, poteva realizzare. Chiaramente questo destabilizza un po' le usanze locali, e quindi diversi maestri, quei maestri che Roberto Longhi definisce in maniera molto suggestiva come i protagonisti di un mondo in gestazione, e cioè di un nuovo rinascimento che si ramifica e si radica anche in Veneto, pian piano acquisiscono questi stilemi, e questi artisti sono poi Michele Giambono e in particolare i capostipiti di alcune grandissime botteghe, di alcune botteghe che diventeranno le protagoniste dell'arte del secondo Quattrocento a Venezia in Laguna, come Antonio Vivarini e Jacopo Bellini. Da Jacopo Bellini il salto poi alla immensa, sublime pittura di tardo Quattrocento del figlio Giovanni è un passo breve, però sono proprio quei decenni fra 1420 e 1450 quelli decisivi per la maturazione di novità di questo genere.